Che spavento. Un tuffo nel futuro. 1, 2, 3, 4 le più forti al mondo siamo. 5, 6, 7, 8 se per la squadra noi ti diamo. 9, 10, 11 Messi! Qualcosa mi dice che questo non fa parte della coreografia. Mandy era più distratta del solito. È terribile, si è rotta. È rotta, adesso cosa faccio? La mano? La caviglia? Non potrò più presentarmi in pubblico in queste condizioni. Hai ragione, come potrai sopravvivere? Cosa vuoi insinuare? Tutti sanno che è solo l'aspetto esteriore quello che conta. E inoltre è stata colpa tua, Clover. Per forza ho perso l'equilibrio e il tuo nauseante profumo mi ha fatto girare la testa. Cosa farò per il resto del semestre aspettando che mi ricresca l'unghia? Beh, è semplicissimo, basta procurarsi delle unghie finte. Ah? A me non piacciono le cose finte. Potresti lavorare per la TV della scuola. C'è un posto da presentatrice. Ti riprenderanno a mezzo busto e non si vedranno le mani. Ma certo, è un'idea davvero straordinaria. Io l'ho sempre detto che per farsi strada nella vita quello che conta è un bel viso. Vieni con me, ti mostro dove devi andare. Il canale televisivo della scuola? Aspetta, David! Fermati! Tempo, ragazze, sbrigatevi a scendere. Stiamo precipitando più in fretta che possiamo, Gladys. Finalmente siete arrivate. Sì, certo. Sempre in tempo per renderci conto di quanto tu sia disordinato, Jerry. Questo caos è il motivo per cui vi ho convocate. Voglio che facciate l'inventario di tutti i supporti. Che cosa? Non tocca a noi fare l'inventario. Ormai siamo diventate delle super spie. E inoltre, a quanto ci risulta, Gladys è la tua migliore assistente. Non sono un assistente. Sono un sistema interattivo di distribuzione e prestito supporti e quindi l'inventario non è compito mio. Allora è deciso. Torno a controllare più tardi. Da dove cominciamo, ragazze? Direi da questi gadget. Bracciale multifunzione, occhiali da sole con sensore per il calore e un phon che crea un tunnel di vento. Secondo voi gli occhiali con sensore vanno sotto la O di occhiali o sotto la S di sensore? Per me vanno sotto la N di noia. Guardate, è un videogame! Lo sapevo che Jerry ogni tanto si concede qualche svago. Wow, questo videogame sembra reale. Io credo che in realtà quel videogame sia un sistema di teletrasporto. Chiamiamo Jerry e diciamogli di venirci a prendere. Fantastico, la caduta deve aver danneggiato i Cypriacel. Oh, che seccatura. C'è soltanto una cosa che possiamo fare. Tornare alla WOP a piedi? Ma no, possiamo andare a fare shopping. Non ho mai visto questo negozio. Secondo me è un po' troppo alternativo. Ma se è la nuova moda, non sarò io a oppormi. Se vuoi stare bene con te stessa, devi essere bella fuori. Hai ragione. Infatti quello che conta veramente è l'aspetto esteriore. Dove ho già sentito queste frasi insulse? Dopotutto, per farsi strada nella vita serve solo avere un bel viso. È solamente una mia impressione, o qui tutte le ragazze se non sembrano... Se giudicare una persona dal suo aspetto, come fai a sapere con chi uscire? Mi raccomando, stasera non perdetevi la nuova speciale puntata di Il mondo gira intorno a Mandy. Avete visto? È Mandy! Ehi, un momento, la TV della scuola è a circuito chiuso, non trasmette così lontano. Ah, vorresti dire che Mandy ha un programma televisivo tutto suo? Oh, il destino è davvero crudele! È crudele nei confronti di Mandy. Le riprese di quella telecamera la fanno sembrare molto più vecchia. Guardate, ragazze, io non credo che ci troviamo ancora a Beverly Hills. Quello non era un teletrasportatore, era una vera macchina del tempo. Dici che siamo state catapultate 15 anni nel futuro? No, 20. Non importa dei conti, ora la mia giovinezza se n'è andata. Accidenti, è proprio vero che il tempo fugge via in un attimo. Non pensarci, abbiamo dei problemi più gravi. Caso non ve ne foste accorte, ora Mandy è una celebrità. Dobbiamo andare subito alla UP e dire a Jerry di farci tornare nel passato, dove Mandy è solo Mandy e non è ancora diventata una superstar.
codice. Non dà l'autorizzazione, ma come mai? Tu sai sempre trovare una soluzione coi tuoi gadget, Clover. Che strano, è tutto avvolto in teli di plastica. Mi fa venire in mente la casa di mia nonna. Forse Gladys può darci qualche informazione. Ecco, si comporta sempre così se qualcuno ha bisogno di lei. Credo che sia meglio ricorrere ai vecchi metodi per avviarla. Sam, Clover, Alex, che cosa ci fate qui? E come mai siete rimaste così giovani? Abbiamo trovato la macchina del tempo. E beh, ecco, siamo arrivate qui. Cos'è successo alla Whoop? Ha chiuso i battenti qualche anno fa. Ha chiuso i battenti? Ma allora non c'è più. In una parola, sì. E se ce lo dicessi con tante parole? Jerry stava invecchiando ed era stanco, quindi si è fatto congelare criogenicamente. Ha intenzione di farsi scongelare tra 100 anni, sperando che la scienza sia abbastanza evoluta da allungargli la vita. Wow! Incredibile, ma impressionante! Hai ragione, che aspetto terrificante! Hai il viso completamente rinsecchito! Zitta, Clover! E perché dovrei? Non penserei che possa sentirmi! Gladys, puoi farci ritornare nel passato, visto che sei l'assistente di Jerry? Non sono l'assistente di Jerry, sono solo un sistema interattivo di distribuzione supporti. E mettere in funzione una macchina del tempo non è compito mio. A questo punto non abbiamo più speranze. Non è detto. Noi possiamo aiutare noi stesse. Non è il momento di fare della filosofia. Ora dobbiamo tornare a casa. Non noi, intendevo le noi del futuro. Forse le spie del 2025 ci aiuteranno. Oh, sì, hai ragione. Ci sono due di ciascuna di noi. Dimmi, Gladys, di che cosa ci occupiamo adesso? Avete aperto un'agenzia di investigazioni. Vi piaceva così tanto fare le spie che non avete voluto abbandonare quel tipo di lavoro. Caspita, ma allora siamo diventate davvero in gamba. Allora d'accordo, cerchiamo subito le future noi. Ma che bella sorpresa! Ora viviamo insieme, non è fantastico? A me sembra patetico. Ora abbiamo più di 30 anni e siamo ancora tutte zitelle. È successo qualcosa, entriamo a dare un'occhiata. Quelle siamo noi? Non sembra che siamo felici di andare dove ci vuole trascinare qualcosa. D'accordo, non mi alleno da qualche giorno. Ma per quale motivo sono così stanca? Anch'io mi sento stanca come se avessi fatto una maratona di shopping e non ho neanche comprato qualcosa. Questo viaggio nel futuro avrà modificato la nostra struttura. E di questo passo non ci rimane molto tempo prima di perdere completamente le forze. In questo caso dobbiamo trovare subito una soluzione. Ehi, ma è fantastico! Mi arrabbierò se la chiedo in prestito a me stessa. Wow, chissà com'è cambiata la nuova Alex. Ma è Ollie! Sono rimasta la stessa! Ma è fantastico! Questo è il computer che ho sempre desiderato. Chissà se ho mantenuto la stessa password. Forse non sono abbastanza prudente. Appena sarò a casa la cambierò subito. Diamo un'occhiata ai file. Email, personali. Ecco, lavoro. Vediamo gli ultimi documenti su cui ho lavorato. Mandy? Clover, Alex, venite a vedere. Abbiamo un dossier su Mandy, guardate. È passata dal presentare un talk show all'essere capo della Mandy Media Enterprises in un solo mese. È davvero molto intraprendente. Sono convinta che sia molto più che intraprendente. Deve avere cattive intenzioni. Allora il nostro rapimento deve essere opera sua. Non avrei mai pensato di dirlo, ma credo sia il caso di andare a fare una visitina a Mandy. Per una grande celebrità come lei, la sicurezza non è mai troppa. Suo forte. Buongiorno Mandy, in diretta con Mandy, giudice Mandy, Mandy 90210.
L'annuncio di prima non diceva che avrebbe condotto un programma speciale stasera? È vero, mi è venuta un'idea, saboteremo la sua trasmissione. E nel frattempo cercheremo di scoprire che cosa ha architettato. Ok, d'accordo, Sam. La sua abituale megalomania, il resto mi sembra piuttosto normale. Hai ragione, però io non ho mai visto una videocamera come quella laggiù. È altamente tecnologica. Ehi, ragazzi. C'è uno strano oggetto pulsante all'interno. È una specie di trasmettitore. Ehi, l'avete sentito anche voi? C'è una stanza dietro a quel muro. Forse è questo interruttore. Non è lui. Proviamo quest'altro. Mm-mm. Allora proviamo questo. Ho la sensazione di un déjà vu. Cosa avrà intenzione di fare Mandy con questi ologrammi mai riusciti? Non ne ho la minima idea, però quell'immagine non mi assomiglia affatto. Ma no, io sono io. Volevo dire che io sono te. Siamo venute dal passato usando la macchina del tempo di Jerry. Potrebbe anche essere, ma non me lo ricordo. Se tu fossi me dovrei saperlo, no? Capisco il tuo ragionamento. Se fossi in te anch'io avrei lo stesso dubbio pensandoci bene. Il ciclo deve iniziare da qualche parte. Questo a te non è ancora successo e non puoi ricordartene. Solo noi penseremmo di viaggiare nel tempo per salvare noi stesse. Siamo le migliori. Beh, a dire la verità siamo arrivate qui per puro caso. Ma adesso abbiamo bisogno di voi per andarcene. Sì, certo, ma prima di tutto mi piacerebbe sapere dove ho comprato quell'abito, è davvero meraviglioso. Ma non lo so, non sono sicura che tu possa permetterti di portare un vestito così. Voglio dire che sei un po' invecchiata, non ti pare? Fidatevi, non vi sentirete così vecchia alla nostra età. Questo lo dici tu, io mi sto già sentendo vecchia. A dire la verità non so neanche se arriverò a 20-25 anni. Devi arrivarci, altrimenti io non esisterò. E se io non esistessi, non si potrebbe impedire a Mandy di trasmettere il suo programma ipnotico in tutte le case. Ecco a cosa serve quel trasmettitore. È una sorta di congegno ipnotico. Bisogna fermare la trasmissione, ma prima dobbiamo tirarvi fuori da qui. State attente, i vetri sono carichi di elettricità. Bene, bene, bene. Oh, ma che sorpresa, guarda chi abbiamo qui. Siamo il tuo incubo peggiore, doppi guai in vista. Non credo proprio, niente e nessuno può fermare la mendificazione del pianeta. Mendificazione? Forse intendevi dire ipnosi. Perché guadagnarsi il successo con tanta fatica? Quando tutti mi adoreranno come la gente che vive qui a Mandy Hills, sarò la celebrità più grande di tutti i tempi. C'è lo spettacolo. Credevo di saper combattere meglio di così. Ci spiace molto, ma questo viaggio nel tempo ci sta togliendo tutte le forze. Il nostro livello di energia continua a scendere e peggiora sempre. Se non ci liberiamo, Mandy sarà la star numero uno al mondo esportando il suo mendismo. E noi saremo costrette a guardare la sua trasmissione e verremo ipnotizzate. Ma come facciamo a uscire se non possiamo nemmeno toccare il vetro? Tenete presente che non vorrei scompigliarmi i capelli. Pensi a quello che penso io? No, forse tu pensi a quello che penso io. Va bene, qualcuno mi dica cosa stanno pensando quelle due. Pensiamo al tunnel del vento 9000. Non possiamo toccare il vetro. Prenderemo la scossa. Però lo possiamo fondere. E non c'è bisogno di toccarlo. Ok, fateci vedere. Meglio che andiate avanti voi. Faccio fatica a stare in piedi. Anch'io sono senza forze. Sarei solamente d'intralcio. Voi andate a decongelare Jerry. Sicuramente vi aiuterà. A Mandy penseremo noi. Ti ringrazio. Ero certa di poter contare su di me. Buonasera a tutti e benvenuti a Il Mondo Gira Intorno a Mandy. L'ospite della trasmissione di stasera sono io, Mandy. Quando si è perfetti non serve nessun altro. E sono qui per invitarvi nel mio fantastico mondo perché anche voi diventiate con me. Scusate, trasmissione annullata. Ne siete sicure? Oh.
Liberatemi! Ehi, un momento, io sono la super celebrità numero uno, non potete trattarmi di così! Sempre, la tua super celebrità è finita! Si scongela! Oppure si sta sciogliendo? Qualunque cosa stia facendo, spero che si sbrighi. Le ginocchia iniziano a non sostenermi più! Ma cosa? Accidenti, pensavo di svegliarmi nel futuro, non nel nostro tempo. Guarda che ora sei nel futuro, più o meno. Voglio dire, siamo qui nel futuro, grazie alla tua macchina del tempo. E tu tecnicamente sei... Beh, insomma, quello che so è che dobbiamo tornare a casa, Jerry. State forse dicendo che la mia macchina del tempo funziona? Ma certamente. Vedi, sei così bravo nel tuo lavoro che non te ne accorgi nemmeno. È un peccato che tu sia in pensione. Ti ringrazio, Sam. Vi sentite bene? Siete tutte piuttosto pallide. Dobbiamo fare qualcosa subito, Jerry. Altrimenti non ci resteranno le forze per il viaggio. Ho capito perfettamente. Vediamo. Dove ho messo la macchina del tempo? Purtroppo non l'ho mai usata e quindi sono parecchi anni che non la vedo più. Scusate, posso suggerirvi di guardare nella cartella dei supporti inutilizzati? Ma è ovvio. È proprio lì, cartella X923. Gladys, portamela subito. Portare la macchina non è un compito che spetta a me. Gladys! Va bene, se è per farvi un piacere. Oh? Ciao, Jerry. È un piacere vederti vivo e scongelato. Clover, Sam, Alex. La trasmissione è annullata. Siamo venute a salutare le altre noi prima che partano. Che cosa ne sarà di tutti i suoi seguaci? Oh, sai come sono incostanti, fan. Tra qualche giorno si metteranno a imitare qualcun altro. Questo è tutto da vedere. L'unica cosa sicura è che finirà in prigione. È una bella invenzione, Jerry. Quando l'hai installato? Se non ricordo male, l'ho costruito nel 2010. Sapete, questa attività di spionaggio mi sta facendo sentire rinvigorito, più giovane di 20 anni almeno. Penso che riaprirò la WUP. Ottima decisione, Jerry, ma non pensare di potermi dare ordini come facevi una volta. E invece sarà tutto come un tempo. Forse Alex ha ragione, non dovremmo più andare in giro a biglietto in questo modo. Va bene, se non sei sincera con te stessa. È tutto a posto, spie, partite pure. Oh, santo cielo, è rimasto tutto in disordine. Mi dite che avete fatto? Te lo raccontiamo più tardi. Adesso dobbiamo andare a cambiare il futuro. Dovete andare a cambiare il futuro? Ragazzi, che diavolo succede? Ora basta con le domande e vieni a darci una mano. Puoi trovare un supporto che sia in grado di far ricrescere le unghie all'istante? Vediamo, mi sembra di avere qualcosa del genere da qualche parte. Oh, sì, eccolo. Oh, grazie, Jerry. Ehi, lo sai che all'improvviso dimostri 20 anni di meno? Siete pronte? È ora di entrare in azione. Oh, che magnifica notizia, Clover! Pensi veramente che metteranno te a capo delle cheerleader d'ora in poi? Ma certo, lo faranno sicuramente, Alex. Tanto ormai Mandy si è eliminata da sola. Fortunatamente non riuscirà mai a mettere le mani sul mio smalto per la ricrescita istantanea delle unghie. Ehi, ciao Mandy. Se non fai in fretta perderai l'audizione. Adesso che sono tornata in forma ho di meglio da fare che uno stupido video per la scuola. Dopotutto, ciò che conta davvero nella vita è l'aspetto esteriore. Avete visto? Ha funzionato. Finalmente tutto è tornato normale. Non dovremmo sentirci almeno un po' contente. Cambiare il corso della storia non è poi così facile come sembra. Voglio solo sperare che qualche altro incidente imprevisto non metta Mandy nella stessa situazione. Ehi, Clover, senti, ti va di fare il provino per lo spot televisivo? Io diventerò una star della TV? Tu pensi che trasmetteranno